del modo giusto di esercitare questo servizio ai fratelli nella carità. Il vero leader guida con l'esempio ed educa con la carità. I farisei si sentono dei privilegiati per conoscere la legge ed avere il compito di insegnarla agli altri. Il loro più grande errore è insegnare senza fare ciò che dicono, senza l'esempio del proprio comportamento. Si sentono sicuri di se stessi e pretendono di salvarsi da soli senza Dio. Questo tipo di atteggiamento porta alla felicità? No, perché si vive nella menzogna. Si è costretti ogni giorno a portare la maschera della perfezione e curare bene i propri passi per non cadere e non farsi vedere per quello che si è realmente. Siamo invitati oggi a contrastare questo tipo di comportamento in noi e nelle persone che incontriamo. Riusciremo in questo intento se sapremo essere umili e veritieri con noi stessi, riconoscendo i nostri errori e mettendo in atto con umiltà ciò che insegniamo agli altri. Allora capiremo fino in fondo le parole che chiudono la parola di Dio di oggi. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Compi le tue responsabilità con umiltà e carità verso gli altri. Cosa dovresti cambiare nella tua vita affinché eserciti le tue responsabilità come servizio per gli altri? Ti piace apparire davanti agli altri?